Eccoci di nuovo qui, si prosegue con la nostra crociata nel deserto. Tra l'altro avevo letto che Lyonesse è caduta, è la mia città originaria, lei è il repanze di Lyonesse, quindi in patria le cose non vanno bene. Forse conclusa la crociata potrò reclamare le terre di Bretagne. Ah beh, voglia che va, ma da dove sto? Non è grossa sta mappa. E vabbè, insomma, ci vuole. Allora, io dove dovevo andare? Chi dovevo andare? Perché dovevo andare? Allora, sì. Stavo costruendo lì. Basta, dai. Si prosegue. Il problema è molto... Questi cavalieri qua sono un po' i coglioni. Veloce, va veloce, su. Ah no, è già veloce. Bla 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 bla. May the lady bless us all. Che c'è, amico mio? What say you? Alleanza difensiva, loro stanno in guerra con i seguaci di Nagash. Ma sì. Incarico completato, ricerca 2 tecnologie. Oh, descrizione. Seguendo le orme di un vecchio cavaliere della cerca, un tempo proprietario della spada è giunto fin qui durante le grandi crociate, Repanza ritrova l'arma attraverso le immagini ricamate dagli arazzi che raccontano in dettaglio la storia di questo cavaliere, vissuto centinaia di anni prima. Fu uno dei primi ad avventurarsi per fondo nelle terre meridionali, affrontando il caldo e le infide sabbie che scoraggiavano molti prima di lui. Repanz volle sapere di più su questo cavaliere e la sua storia mai raccontata. I dettagli sulla sua vita non hanno mai lasciato il luogo di nascita. I dettagli sulla sua vita non hanno mai lasciato nascere Lyonesse, un villaggio umile che non vede la fama di buon occhio. Ma Lyonesse adesso non è un villaggio, forse all'epoca. Ma Repanz ritiene che servirà a dimostrare ancora una volta che è degno di impugnare la spada e guidare la nuova crociata nelle stesse terre che ora brulicano di dei non morti del passato. Apprezzo molto questa storia perché è un palese riferimento a come Giovanna d'Arco trova la sua spada all'interno della chiesa di... mo mi chiedete troppo, non me lo ricordo. Che la leggenda vuole che fosse la spada di Carlo Magno, Carlo Martello, ma ovviamente è una leggenda postuma a Giovanna d'Arco. Lei disse solo che era di un cavaliere nobile che aveva compiuto grandi impese nel passato. Cerca tesori in qualsiasi insediamento in rovina, la prossima missione, bene. Ma qui dicevo, no, la spada? Ah, ce l'ho fisicamente? No, era solo così. Suleiman. Questi che cazzo sono? Filibustieri di Porto Reale. Le relazioni con le potenze esterne. Sì, sì. Armored in faith. Stanno in guerra anche questi. Welcome to fair Britannia. Now is the time to unite. Accordo yes? commerciale. Impossible. Parble. Allora un patto di non aggressione. I accept. Ottimo. Anche un transito militare. You mewling fool. Calmo, eh. Vabbè, andiamo a patto di non aggressione. Io ci ho alleato quindi da questi e di questi. Perché quindi sto qui relativamente al sicuro. Allora, io vorrei vedere dov'è l'ordine, come lo conquisto in guerra. Impero Strigo, dove sta? Ecco qua. Laggiù? Ah, poi non c'è più un cazzo. No, aspetta un momento. Sì, no? Questo è il mio e questo è il loro, giusto? Sì. Ah, sì, sta messo male. Forse è tempo di espandermi verso altre. The lady calls me. Allora, giù che ci abbiamo? Abbiamo questi che sono i seguaci di Nagash. Mi sa che torno giù. Taking up positions. Allora, vediamo un po'. Questa è la capitale. Ok. Qui posso fare qualcosina. Allora, su questo qui invece. Questo no, sta già facendo. Io quasi quasi farei un bel lavoro, un portone. Se no che altro c'è? Lo fa anche il monastero.
No, ma non stavo, c'è un altro spazio più avanti. Allora, bettola, no, il mulino già c'è. Casa per la... No, questo no. Sono un po' indeciso. Dai, casa per la tessitura. Qui sto già producendo. Ah, tecnologia l'ho finita? No. Sì, sto facendo investimento economico. Bene. Nani barba grigia, cosa vi porta alla mia porta? Un patto di un'aggressione, 100 monete? È stata in guerra con... Dinastia di Hashasha. Ci sta. I await. All for the lady. Giù, giù, cavalca, cavalca. Oh, oh, qua ho fatto. Bene, che posto questa è? Mercato di spezie. E più soldi. Volentieri. The sun pours down on us. Forse un'altra unità mi servirebbe. Eh sì, qualche popolano posso farlo. Cazzo, non posso fare arcieri qui? Cazzo, no, che fregatura. Vabbè. She speaks, I listen. Fammi i lancieri, dai. Solo soldi più uno, vabbè dai. È un peccato che le due non si può venire l'unità, cioè quella è la canzo. Le cose mi piacevano del quello classico, insomma. Del guadagno al gioco a tavolo, insomma. Allora, unità declutata, surplus di popolazione. Vabbè, ma adesso non ci serve. Allora, prendo l'acqua. Devo far fuori quel bastardo. Allora, c'è spazio per un'altra unità, la faccio e via. Allora, due turni, l'arceti. Cazzo, mille? No, no, cazzo. Senti. Questi chi sono? Armigi? No. Armigi di quello scudo, dai. Anzi, no, senti, voglio questi. Poi sono non morti. Sì, dai, facciamo armigi normali. Aspetto sto turno così mi rigenero un altro po' di scudieri. E poi si parte verso il sud. Qui com'è invece? Ok. Ammazzo. I crociati si lamentavano dell'Arabia, erano parecchi, ma quelli non morti. Oh, vediamo un po'. Oh, investimento con... Oh, si scaccia l'incertezza e investi nel futuro del regno. Più crescita e più soldi. Ottimo. I villaggi sono poco più grandi dei borghi bretoniani. Sono composti di edifici più o meno simili, sebbene possa includere una locanda e una fucina. Vabbè, ah, questo non voglio pagare. Strumenti agricoli migliorati non è male. Però io... Ah, l'ospizio che fa? Disciplina con 5 massimo volani. Bisogna prendersi cura dei poveri, almeno per quanto basta per potersi assicurare produttività. Carino che c'è l'ospizio, però. Però no, io volevo firmare il decreto. Decreto. Quello contro i sepolcri. Questo qui. Decreto purificazione del deserto. Più 2 contro il 3, disciplina più 8. Attacco più. Ok, ci sta. E poi si marcia.
Ponce de Lyon. Se viaggia fino a... se ne sono andati? Allora, quello di chi è, per esempio? Se qua c'è di Nagash. De Lyon. Ok, sto full le truppe, no? What news? Sì, sì, sto proprio full. I pray for cooler climes. Vabbè, qui ho fatto. Di là che c'ho in... ah, qui posso costruire, sì. Allora, vorrei fare qualcosina di utile. Vediamo un po'. Cazzo, costa troppo questo. Le scuderie volevo fare. Ah, però al prossimo turno, dai. Oddio, potrei anche farle. No, facciamole. Cazzo, c'è il ferro. Sì, dai, serve il ferro. Il problema è che non c'è una città grossa, c'è tutti i popolani di merda. Tutte città di merda. You are welcome here, friend. What business do you have? Amico nano, che mi racconti? Transizione militare, ma certo. Missione assegnata. Conquista queste per la piramide nera di Nagash. L'immonda piramide nera distaglia come un granchio famelico sul grande delta del Mortis, un terrificante monumento al grande traditore della non morte. Le terre non saranno mai virtuose. Bla bla bla, dov'è? Cosa? Io sto andando da un'altra parte. Ah, sta lì. Che caspita, di chi è? Le sentinelle. Cavolo, io sto andando da un'altra parte. Che caspita, però. Ready. Andiamo lì. Taking up positions. Come si fa a correre, però? Time to march. Dai, sì. All for the lady. Allora, questa è la cittadina di merda e questa è quella un po' più decente. Quale? Ok, questa piccolina. Dai, potenziamo. Ah, questo è già il massimo. Allora anche qui mi dà più fuoco guarnigione? Sì, senz'altro. Allora vai. Uff. Un affare brutale. Danni standard dalle armi. Per tutti i seci di tutta la fazione. Una battaglia, un affare. Ah, vabbè, così. Oh. E qui ho fatto anche la cava. Ottimo. Questo fa i sacchi. Rebels! For Britannia. Ok, adesso facciamo una marcia, yes, normale. Questi sono amici miei. C'hanno tutta la provincia, sti zozzi? No, a metà. Torre nera. È quello il mio bersaglio. No, no. E vabbè, dai. Not yet. Ok. Qui posso potenziare il ferro. Il ferro mi serve. Vai, vai, vai. Qualcuno ha dimostrato scavare la spada di Kane, forte. Ok. Mazza, lui è già livello 7, perché avanza così in fretta rispetto a lei? Vabbè. Vediamo un
po' inattaccabile. Sì, dai, attacca, attacca. Ho fatto bello cazzuto, però. Se no... dimmi la scena un pochino. Difesa, difesa. Quindi in marcia, mia pulzella. A tutti. Yes, in Bretonia's name. The sun pours down on us with the lady's blessing. Mi tocca fare la corsa. Ok. Qui sto a fare ste cacchio de... Di qua sto a fare cosa, basta. I non morti hanno lungo operato nell'illusione di avere diritto di possedere cose come se gli abomini. Vabbè, per questo che la Bretagna ha rischiato la vita dei bravi uomini per catturare i loro sghignettenti sovrani, decapitandolo sotto gli occhi dei suoi guasci. Ora questi orrendi mondi avranno certamente capito che non hanno diritto di continuare a esistere, men che meno di possedere terre, giusto? Le azioni diplomatiche con i carri meno 20, decina più 10 contro i Kemri. Fantastico, fa un turno. Farò il decreto purificazione del deserto e ammazzerò queste immonde bestiacce. Lo sconfinamento ha ripercussioni diplomatiche, davvero? Sono non morti, non meritano diplomazia, meritano solo epurazione. For Bretonia, for the lady. Un turno. Oh, che posso fare di bello? Lì sto facendo. Qui posso potenziare il bazar orientale. Il bazar orientale mi piace. E qui sto fortificando la città. Ottimo, ottimo. Forse dovrei fare un esercitino dietro per tenerlo da guardia. Forse è il caso. Ci metto un cavaliere. O anche una maga. No, il cavaliere. There is much to discuss, I assume. Barone Tegando, cosa mi dici? L'ho richiesto e l'ho offerto. Anzi, mi dà. Certo. Siamo tutti amici. Oh, il rete creda che le rotte commerciali siano messe al sicuro dagli assalti dei viscidi scheri del deserto. Rapporti di magici meno 50, più il meno 20 prima, quindi è bene. Attacco corpo a corpo più 5 contro i sepolcri. Disciplina più 8. Condotta cavalleresca più 2 per ogni vittoria. Ok. Ah, qui posso costruire qualcosa, ma a me adesso interessa un'altra cosa. Recluta. Ah. Lord. Allora, della giosta, cavalleresca più 10, cavalleresca più 5. No, questo qui. Gerard de Lunet. Blessings of the lady be upon you. Moving out. E ti fai due truppette. Cazzo, già sto al massimo. Di fatti uno dei cavalieri intanto. Blessings of the lady be upon you. At once. È il momento. Epuriamo gli immondi! Epuriamo gli immondi! For the lady! Sapete che vi dico, ragazzi? Show no fear. Nah, che facciamo? Nah, non serve, dai. Vabbè. Epuriamo gli immondi! Take this place! Shall we? Oh, vediamo un po'. Il popolo.
ancora addestramento di base, riduzione della perdita del vigore. Sull'empatia, cazzo, questo è bellino. Ah, tutti! De paura! Ottimo! Com'è questa città dimenticata da Dio? Anzi, dalla dama. Sto arrivando, pezzo di merda! Niente mi separa dalla piramide di Nagash! Glielo do io! Distruggerò la piramide! Non ci sarà End of Times! Age of Sigmar non nascerà! Non ci sarà quel GDR di merda! Fermo da tutto io! Ah, che posso fare di bello? Vediamo un po'. Devo fare il monastero, mi sa costa un fracchio. 6.000! È un fottio, raga. E chi ce l'ha? Però vabbè, però è bello, cazzo. No, vabbè, dai, costa troppo. Facciamo qualcosa di più a buon mercato. Che sta a fare? Guardia notturna. Scusate, scusate. Questo dei cavalieri non è male. Ho 2005, ancora non ce l'ho. Dai, il prossimo. Qui a Marek. Ok, già abbastanza evoluto abbastanza. Caro barone. Caro barone Tegando. The lady grants you safe passage in these lands. Che ne dici di... Ah, un accordo commerciale. Affare fatto. Un passo alla volta, giustamente. Bene. Per finire. Allora, ho fatto questo e questo. Adesso non mi interessano altri. Cioè, gli strumenti agricoli e l'ospizio. Gli strumenti agricoli non è male perché inizia a averci un po' di fattorie. Se no... studiazione che mi interessa. Fuori della dama, conduta cavalleresca, diplomazia, 50 in Bretagna. Questi non sarebbero male. Questo qui, dai, manteniamo i rapporti con questi alleati. Diplomazia bretoniana. È importante mantenere buone relazioni con i nostri compagni bretonieri. Dobbiamo restare uniti contro i nemici, contro i comuni del nostro impero, contro gli inglesi e i borgognoni. Avanti. Perché però qui c'è ancora sta piramide di merda e la volevo togliere. Vabbè, direi che per oggi basta qui. Dai, non sta andando malissimo. Il fatto è che non c'ho una provincia completa, perché questa ce l'hanno gli erranti di Tegando. E vabbè, ben venga. Quest'altra ce l'hanno i nani. E quest'altra ce l'hanno non morti. No, mi sa divisa, vediamo un po'. Ho una io, due i cavalli di Rodrigo e una... cazzo. Gliela voglio pigliare, almeno è grossa la città. Faccio una base come si deve. Dunque, con la vita a sud ci stanno questi che mi preoccupano. La stirpe dei seguaci di Nagash. Mazzo, questi c'hanno una tribù in culo. Va bene, dai, vediamo. Per il momento basta così. Direi che sta andando bene la nostra crociata contro gli immondi. Però la piramide non è degli stessi, questi sono dinastia di Rakalm, la piramide appartiene alle sentinelle. Forse prima di iniziare la guerra contro le sentinelle è meglio fuori tutte queste di questi qui. Uno, due e tre, sì. Quelli che sono? Tlaqua. Tlaqua chi cazzo è? Uomini di lucertola! Accidenti. Stanno in guerra contro... Stanno in un accordo commerciale con Barba Grigia. Questo è molto buono. Magari possiamo... Ottimo! Me li sono fatti amici i lucertolini. Hanno voluto tutto, a me non interessano. Loro vivono nelle giungle del sud, che rimangano lì. Io devo solo epurare i deserti da quegli immondi. Va bene, ho parlato abbastanza.